Ti ringrazio molto. Il senso di questo incontro è ovviamente un dovere di trasparenza nei confronti di chi ha seguito il mio impegno politico e di amministratore in questi ultimi mesi, e quindi è davvero un momento in cui mi sento di dar conto di quanto è successo e di ovviamente offrire per quanto possibile il mio punto di vista, ma anche di fare un minimo di bilancio su quello che abbiamo fatto in questi mesi e di dire qualcosa su quello che si può ancora fare. Vorrei evitare di entrare nel merito di una serie di voci che sono state in qualche modo fatte circolare in modo anche, come dire, non esattamente corretto circa la correttezza del mio impegno come amministratore. Dico solo alcune piccole cose. Ho letto che tra le ragioni di questa revoca ci sarebbe il fatto che non vado alle conferenze stampa. Io ne ho contate 215, credo di essere diventato una specie di acrobata, 23 al mese. Si è parlato di collaborazioni e si è citata una cifra che è sbagliata, nel senso che si è scambiato il bilancio previsionale, cioè le previsioni che si fanno e che sono sempre, come dire, alte quando si fa politiche pubbliche, e non si è tenuto conto di quanto si è speso, che è esattamente la metà. Quindi anche su questo si è fatta un'operazione infondata. Si è parlato addirittura oggi di spese personali mie, anche su questo mi viene da ridere, ma posso solo dirvi che io in un anno ho speso tra viaggi e colazioni di lavoro, soprattutto viaggi, 4.000 euro e 2.000 euro tra tutto il resto, e che sono stato in Cina, sono stato in Brasile, avendo anche incontri ufficiali con il sindaco di Pechino, con gli amministratori di San Paolo, usando fondi che non erano del comune, cioè perché ero stato invitato. Ma questo per dire che trovo il cattivo gusto e davvero una cattura di stile usare argomenti che poi alla fine permettono di non affrontare la vera questione, che io non ho ancora capito, cioè le ragioni politiche di questa revoca. Il sindaco ieri ha detto che non è un tema personale, ma un tema politico. Bene, io non ho capito quali sono le ragioni politiche, né mi è stato dato modo di capirle, né nei colloqui avuti col sindaco, né devo dire negli ultimi mesi, negli incontri di giunta, dove non è mai stata messa in discussione la politica culturale, che pure nelle libere che abbiamo portato avanti in questi mesi è stata di continuo proposta, articolata, spiegata e affrontata. Cosa abbiamo fatto? Ma io direi, abbiamo cercato di raccontare di come la cultura può essere davvero un fattore di sviluppo, e lo abbiamo cercato di fare in un modo anche molto concreto, molto operativo, in una città, in un paese dove la crisi ormai si manifesta come una condizione stabile, i segnali sono continui, in una città, in un paese in cui ormai c'è una consapevolezza che l'uscita dal tunnel raccontata dal nostro primo ministro e da molti altri politici è qualcosa di lontanissimo e che forse non ci sarà. In una città, in cui, un paese in cui secondo i dati macro, recentissimi, i fattori di sviluppo per Milano, per i cittadini e gli city user della città, sono sostanzialmente nell'ordine la cultura, l'università, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione. In una città come Milano, io credo davvero che quello che abbiamo cercato di fare è di
raccontare di come la cultura possa essere un fattore di sviluppo serio, concreto. E l'abbiamo fatto in una situazione di grande difficoltà dal punto di vista degli investimenti pubblici. Il bilancio della cultura a Milano è un bilancio estremamente ridotto, è un bilancio che dal 2009 al 2012 si è ridotto del 20%. Noi abbiamo oggi, abbiamo avuto nel 2012 26 milioni per investimenti in cultura, di cui una buona parte bloccata per convenzioni pluriennali. Pensate solo che di questi 26 milioni 17 sono dedicati all'area dello spettacolo, e di questi 17 11 sono bloccati tra Piccolo Teatro, Scala, anzi 14 compreso i costi dei teatri e delle convenzioni teatrali. Quindi è una situazione di una, come dire, costante decrescita delle finanze pubbliche e delle possibilità di investimento pubblico in cultura. Abbiamo cercato, come ho avuto modo di ripetere fino alla noia, di fare di più con meno. E lo abbiamo fatto con grande attenzione, con grande passione. Naturalmente avremmo potuto far di meglio, senz'altro sì, avremmo potuto far di meglio, ma abbiamo fatto abbastanza. L'abbiamo fatto lavorando a tempo pieno, l'abbiamo fatto lavorando con un gruppo di dirigenti, di dipendenti, di consulenti straordinario, a cui vanno prima di tutti i miei ringraziamenti, perché io non ho solo imparato in questi mesi cosa vuol dire governare un assessorato con 1000 dipendenti e con più di 70 sedi tra teatri, musei, librerie, biblioteche. Ho imparato anche che cosa voglia dire lavorare in rete con una struttura straordinaria come quella dell'assessorato alla cultura, che è composta per lo più di donne e uomini appassionati, appassionati e colti. Questa è una cosa che voglio dire con forza, questo è l'orgoglio di lavorare nell'amministrazione pubblica oggi e di lavorare nell'amministrazione pubblica di Milano. Vorrei solo citare tre aspetti di quello che abbiamo fatto facendo di più con meno. Innanzitutto, come abbiamo usato anche questi soldi, pochi. Io ricordo solo che Torino dà alla cultura nel 2012 31 milioni, noi ne diamo 26, e che Milano è il fanalino di coda come percentuale del bilancio in cultura rispetto al bilancio complessivo, rispetto a tutte le grandi città italiane. Abbiamo lavorato molto sulla programmazione delle attività espositive e l'abbiamo fatto cercando di fare un programma di mostre che non fosse, come ho detto tante volte, costruito in modo casuale, ma fosse costruito in relazione ad ogni specifico spazio espositivo. Ci abbiamo cercato attraverso le mostre di ridare identità agli spazi espositivi. Non abbiamo fatto gli affittacamere, come succedeva una volta, cioè si prendeva un po' tutto e lo si distribuiva dove era possibile, ma abbiamo cercato di essere attenti a che le grandi mostre internazionali fossero fatte a Palazzo Reale, a che le mostre degli artisti contemporanei più interessanti fossero state fatte al Padiglione dell'Arte Contemporanea, affinché le mostre che avevano un profilo scientifico fossero fatte al Museo di Storia Naturale, affinché le mostre che avevano a che fare con la storia delle arti plastiche, delle arti figurative, fossero fatte al Castello Sforzesco. E abbiamo cercato di far diventare queste mostre anche delle occasioni non solamente per contemplare delle opere, ma per vivere delle esperienze. Abbiamo utilizzato gli spazi di Palazzo Reale per fare musica, per fare poesia, per fare letteratura, per fare incontri, e questo l'abbiamo fatto al Museo del Novecento, l'abbiamo fatto al Castello, l'abbiamo fatto al Padiglione d'Arte Contemporanea, e abbiamo anche, e questa è una delle cose di cui io sono più contento, costruito dei rapporti internazionali con delle istituzioni con le quali abbiamo in campo dei progetti importanti, dal Saint Paul Pitou di Parigi al Whitney Museum di New York, alla Haute Ecole di Monaco, allo Städel di Francoforte, eccetera. Allora,
Noi abbiamo avuto 800.000 euro per fare 30 mostre circa a Milano. E facendo un calcolo attento, il valore complessivo di investimento di queste 30 mostre si aggira intorno ai 14 milioni. Quindi significa che con una percentuale del 5,7% noi siamo riusciti a moltiplicare quasi per 20 volte il valore dell'investimento pubblico. Questo è non un merito nostro, questo è un esempio di cosa voglio dire fare cultura, di come la cultura, quando ha una regia pubblica, perché non può che essere pubblica, chiara, è in grado di muovere investimenti privati, è in grado di generare investimenti che non escono dalle casse dell'amministrazione pubblica e di generare una utilità sociale. Abbiamo avuto un riscontro nel numero di visitatori, come sapete il 1.308.000 visitatori delle mostre e il 1.300.000 visitatori dei musei è un segnale importante, che segna un aumento rispetto al 2011, ma in generale è un segnale importante del fatto che si è capito che c'era un'energia importante, nuova, nella programmazione dei nostri spazi espositivi. E senza andare a citare il caso eclatante della mostra più, come dire, che ha avuto il maggior numero di visitatori nella storia di Milano, quella su Picasso, io credo che altre mostre, come per esempio la mostra su Bramantino, scusate, su Bramantino curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, piccola, preziosa, intelligente, sia stata un po' il modello anche di un modo diverso di fare mostre a Milano, cioè di fare mostre che sono studiate per valorizzare il nostro patrimonio, studiate per valorizzare quel luogo, studiate per raccontare un pezzo della nostra storia. Ed è stata una mostra che ha avuto un grandissimo successo. Aggiungo che dentro questa programmazione di mostre abbiamo lavorato su un altro aspetto fondamentale, che è quello della gratuità. Abbiamo deciso e siamo riusciti a trovare dei privati che ci hanno aiutato ad offrire l'ingresso gratuito a tutti i musei milanesi durante il periodo estivo. Questo è un progetto che io mi auguro possa essere proseguito anche per il prossimo anno, e questa cosa ha avuto un grande successo. Abbiamo avuto 494.000 visitatori, delle 17 mostre su 30 gratuite, e abbiamo avuto migliaia di visitatori ai musei gratuiti. Secondo punto, questa è una fabbrica di cultura, ancora una volta la cultura come fattore di sviluppo. Milano è una straordinaria fabbrica di cultura, l'abbiamo, sapevamo bene, ma l'abbiamo capito quando, fin dai primi giorni di lavoro in assessorato, abbiamo deciso di ascoltare i mondi della cultura. Abbiamo ascoltato 12 grandi voci, ognuna delle quali polifonica, ognuna delle quali fatte da decine e decine e decine di donne, uomini, giovani, che investono nella cultura per loro conto, che credono nella cultura come rischio di impresa. Abbiamo raccolto in Piazza Duomo 14 pomeriggi, serate lunghe, chi si occupa di teatro, chi si occupa di fotografia, chi si occupa di moda, chi si occupa di musica indipendente, chi si occupa di cinema, chi si occupa di editoria, chi si occupa di scuole e cultura nelle scuole, e potrei continuare. E questa cosa, devo dire, è stata importante perché ci ha fatto capire che forse si poteva inventare un nuovo modo di costruire una cultura diffusa in città che in qualche modo coinvolgesse questa quantità sorprendente e straordinaria di milanesi che non sono solo utenti ma sono produttori di cultura. Perché questa è la straordinaria qualità di Milano, questa è la densità di queste giovani, donne e uomini che fanno cultura, perché investono sulla cultura, perché nella cultura trovano un'occasione di sviluppo personale e di investimento, e anche di, come dire, investimento sul piano della propria vita professionale. Questa è la caratteristica eccezionale e distintiva di questa città. E quando allora abbiamo cominciato a pensare a degli eventi che valorizzassero questa rete diffusa, abbiamo capito che si poteva ragionare in un modo diverso di lavorare dell'amministrazione pubblica, cioè non pretendere sempre di calare dall'alto delle scelte sulla cultura, delle offerte, ma mobilitare queste energie diffuse. Piano City è nata così, Piano City è nata dal fatto di non voler fare
tre giornate dedicate ai quattro grandi concerti di pianoforte, ma di fare un appello ai pianisti di Milano. Hanno risposto più di 300 pianisti che sono stati selezionati da Ludovico Einaudi, dal gruppo di musicisti e compositori, e per tre giorni Milano si è riempita di concerti di pianoforte, la maggior parte dei quali nelle case di chi studia, insegna e esegue per professione pezzi per pianoforte. E da lì abbiamo capito che l'investimento dell'amministrazione pubblica del Piano City è stato di 24.000 euro. Da lì abbiamo capito che con 24.000 euro avevamo generato un fattore straordinario, virale, di produzione di cultura che ha avuto un pubblico vastissimo e un apprezzamento vastissimo e che ha toccato tutta la città, il centro, la periferia, le case popolari. E da lì abbiamo capito che questo esempio non era solamente un successo straordinario di qualità della vita, ma che era un modello per far cultura a Milano. Abbiamo ragionato e siamo riusciti a produrre un secondo evento di questo tipo che è stato Book City. Book City è stato ancora più forte. L'editoria tutta, i grandi editori, ma i piccoli editori, gli editori indipendenti, e poi i librai, le librerie, e ancora le biblioteche, le nostre, civiche, le biblioteche private, le biblioteche dei musei, le biblioteche dell'università. C'è stata una mobilitazione straordinaria, anche lì con un appello di due mesi, questa città ha fatto lei, insisto, ha fatto lei qualcosa di straordinario. Noi siamo stati capaci di ascoltare ed orientare. Questo è un modo nuovo di pensare alle politiche pubbliche dell'amministrazione, che non pensano e pretendono in modo arrogante di determinare, ma che sanno cogliere, guardare e orientare le energie diffuse che la città esprime. Un sito è stato quello che avete visto, tre giorni con eventi di lettura, una specie di grande festival popolare della lettura, molto diverso da Mantova, il grande festival dell'editoria colta, molto diverso da Torino, la grande fiera del libro, un evento che ha avvicinato i milanesi alla lettura, era un evento popolare. Chi tra di voi è passato al Castello Sforzesco in quei giorni o è passato nelle stazioni della metropolitana, nelle biblioteche di quartiere, ha visto cos'era il pubblico che si avvicinava ad incontri, a momenti di confronto con grandi autori, ma semplicemente a readings, a letture. E abbiamo capito anche questa è la grande cuore, la grande anima diffusa che pulsa in questa città e che la politica deve capire e valorizzare. Insisto, capire e valorizzare, sapendo che quando ci sono idee buone non servono tanti soldi. Terzo punto, le reti di cultura. Noi abbiamo cercato di lavorare molto anche su questo aspetto. Perché Milano è una città poliedrica, è una piccola metropoli, e dunque è una città che ha una densità incredibile di luoghi straordinari nel suo cuore, nel suo centro. Pensate cosa è quella zona piccolissima in cui ci sono Brera, le Gallerie d'Italia, Ponte Pezzoli, La Scala, Palazzo Reale, il Museo del Novecento, l'Ambrosiana, e poi basta spostarsi di qualche metro e si arriva in un'altra zona straordinaria dove c'è il Palazzo d'Arte Contemporanea, il Museo di Storia Naturale, la Galleria d'Arte Moderna, oppure andiamo verso un'altra zona dove c'è il Castello Sforzesco, dove c'è la Triennale, dove c'è il Dalverme, dove c'è il Piccolo Teatro. Questo è questo cuore di questa stella straordinaria di luoghi della cultura che è Milano. Ma Milano non è solo questa, è anche decine di teatri di quartiere, e anche decine di biblioteche civiche, e anche decine di spazi dove si fa cultura. Le convenzioni teatrali è stato uno dei grandi successi, io lo considero uno dei più grandi successi di questa nostra esperienza. Siamo riusciti a costruire un sistema di convenzioni che ha coinvolto quasi 40 teatri, e questo è un straordinario numero. Non ci sono altre città che hanno una densità uguale di luoghi dove si continua a fare teatro sperimentale, si produce teatro. I teatri convenzionati con Milano sono teatri che producono, non sono teatri che semplicemente mettono in scena spettacoli che arrivano, sono teatri che producono. Questo vuol dire che noi abbiamo 40 luoghi a Milano dove si produce teatro. E in questi luoghi abbiamo costruito un rapporto stabile per 3 anni. Abbiamo garantito, impegnando una cifra di circa 2 milioni, una presenza dell'amministrazione dal punto di vista dell'impegno. E questa cosa è stata molto importante perché ci ha permesso anche di cambiare i criteri di queste convenzioni. Per esempio abbiamo detto, premiamo
non più la storia del singolo teatro. C'erano teatri che solamente perché erano in scena da 30-40 anni avevano un punteggio molto alto e quindi ricavavano nelle convenzioni precedenti una somma maggiore. Abbiamo lavorato sulla qualità, abbiamo lavorato su un altro principio fondamentale che era la capacità di fare lavoro nelle periferie, di lavorare nei quartieri, soprattutto nei quartieri periferici. Questo ha portato a raddoppiare il nostro contributo a teatri come ATIR, Teatro Ringhiera, Chiesa Rossa, o come Teatro Cooperativa, Aniguarda. Ma in generale è stato fondamentale questo lavoro fatto con i teatri, che è stato svolto grazie a una commissione che ha incontrato tutti i teatri e tutti i festival teatrali. E un lavoro analogo è stato fatto per le biblioteche, sempre per parlare di reti di quartiere, dove abbiamo, insieme alla Fondazione Cagliari, portato avanti dei progetti straordinari di coinvolgimento dei cittadini, ma abbiamo anche sviluppato dei rapporti nuovi con gli editori e con i librai indipendenti. Nelle biblioteche oggi si stanno sviluppando dei gruppi di lettura che nascono insieme a un rapporto con gli editori e i librai indipendenti. E questa è un'altra straordinaria forma di vivacità culturale. Cosa dire ancora? Abbiamo aperto un luogo come l'Officina Creativa a Saldo. Io penso che quello spazio che oggi sta vivendo momenti sperimentali, belli, brutti, importanti, difficili, complicati, non c'era, lo ripeto, quello spazio non c'era. Oggi ci sono 3.000 metri quadri per i giovani, su due piani, ce ne saranno, io mi auguro, altri 6.000 disponibili e penso a disposizione nei prossimi mesi. Quei 3.000 metri quadri sono un regalo che la città fa ai giovani milanesi. Sono luoghi dove alcuni giovani artigiani hanno già cominciato a lavorare, sono luoghi dove c'è teatro, c'è musica, ci sono incontri e abbiamo anche cercato ancora una volta, lo ripeto, a costo zero, di trovare con una gara pubblica un soggetto che sperimentasse una gestione per 6 mesi, con tutte le difficoltà che questo comporta, e ci siamo riusciti, lo che è oggi un fenomeno vivo. Abbiamo lavorato cercando di ricostruire anche un po' un principio di serietà nel sistema straordinario e spesso egoriferito della moda. A Milano abbiamo i più grandi stilisti del mondo, ma spesso sono una somma di egoismi. Bene, io credo che abbiamo fatto dei passi importanti, siamo riusciti soprattutto a capire che il modo migliore per far partire un progetto collettivo della città sulla moda non è più fare grandi proposte di spazi istituzionali, ma di partire da una cosa molto concreta, che è la collezione di una figura unica nella storia della moda del mondo, che è Anna Biaggi, che è scomparsa questo agosto, che è conosciuta in Italia, che è conosciuta in tutti i paesi, e da quella collezione è portata alla Fabbrica del Vapore, su cui stanno lavorando degli studiosi del Fashion College di Londra e delle nostre università, nascerà il Museo della Moda di Milano, insieme agli stilisti di Milano, che hanno capito che finalmente di fronte a una cosa concreta e non a un progetto astratto si poteva dare un segnale di rilancio della moda. Abbiamo affidato al MUBA, al Museo del Bambino, lo spazio della Rotonda della Besana, che da gennaio 2014 sarà il luogo dei bambini e della creatività dei bambini di Milano.